parlando di un tema, per parlare di un tema che noi avevamo pensato che potesse essere quello del rapporto tra l'urbanistica, le architetture e il sistema cittadino, diciamo così, urbano, centro e periferia, con l'arte e l'abbellimento, cioè quello che si è sempre chiamato l'arte di Parma. Cioè l'avevamo fatto perché stavamo pensando anche al design, adesso io credo che tutti possano dirci qualcosa che hanno un'esperienza, per cui vorrei insomma in qualche modo aprire questa breve discussione con Giovanni Meccozzi, se si accomoda, che assieme a Filippo Panbianco, prego di accomodarsi, visto che voi viene dall'area fuori, allora abbiamo un ravennate, no, io sto qui in piedi, abbiamo un ravennate, un fornovese cesenate e addirittura un corriere alle montagne. No, il tema viene anche da un lavoro fatto qui a Faenza, che fa parte di un lavoro di Nato, che è stato premiato, qui non c'è, credo, è il titolo, che attraverso un sistema dei comuni del Faentino ha vinto anche un premio che recentemente è stato consegnato a Milano, che ha a che fare con l'Associazione Nazionale di Urbanistica. All'interno di tutto un lavoro fatto, in particolare su Faenza, si è particolarmente distinto per una serie di interventi che mettono come dire, l'arte vera e propria, diciamo, al servizio della città, in luoghi che di solito anonimi, no? Particolari delle rotonde. C'è addirittura un articolo che parla proprio di come alcune rotonde siano state in qualche modo interessate da questi interventi di tipo artistico. Quello che ci siamo chiesti in qualche caso è se si possa oggi ancora parlare di rete umana, soprattutto attraverso un'oscillazione su due poli, piani, diciamo così. Uno che è quello di un puro abbellimento, e in qualche caso addirittura della come dire, installazione di materiali standard, come se tu dovessimo comprare all'IKEA della rete urbana dei pezzi che mettiamo nella città, come se questo potesse fare più felice per aumentare la qualità della vita dei cittadini e delle cose. Io credo che ci siano degli elementi su cui discutere su questo. Peraltro però ci sono anche delle questioni identitarie che poi uno può dire, vabbè, è un problema simbolico, sì, forse, però vuol dire, anche se pensiamo alle città, alla città reale, all'antichità, insomma c'erano simboli di potere, c'erano simboli religiosi, come dire, c'erano degli elementi importanti che non andavano a lavorare solo sulla questione dell'edificio o delle infrastrutture. Quindi la domanda che ti pongo, mi chiedo di rispondere in un minuto, scusate l'introduzione, ma era necessaria, dopo non parlo più, vi interromperò, è: ha senso oggi parlare di arredo urbano? Che senso ha che sia un abbellimento? Cosa potrebbe essere il rapporto fra sistema della città, periferie, centro, l'identità di una città? Si può esprimere l'identità di una città attraverso l'arredo urbano, quello che potremmo chiamare in un altro modo? E poi, per esempio, ultimamente mi stavo parlando molto di street art, no? Qui addirittura è diventata da arte clandestina, metropolitana, illegale, sta diventando una forma d'arte in cui si fa addirittura dei concorsi e, come dire, delle mostre, per cui ti do questa facciata di un vecchio palazzo di periferia e mi fai una bella opera. Parte. No, per rifarmi a quello che appena tu hai detto, recentemente ho letto un articolo sul quartiere Ostiense di Roma, che attraverso appunto questa pratica hanno street art, chiamale pitture, non so, hanno comunque riqualificato delle facciate di edifici, e a quanto pare l'operazione ha avuto un successo non indifferente. A Forlì, in piazza Guido da Montefeltro, anche noi abbiamo il nostro mega murales su una facciata di un edificio, in questa piazza molto criticata, contestata, davanti ai musei San Domenico, per chi non è di Forlì, è un'opera d'arte che tutto sommato comunque io, un importante complesso museale, e
quest'opera comunque ha riscosso, diciamo, il parere favorevole di quasi tutti i cittadini, tranne uno che la notte stessa è andata logicamente a bombolettarla. Però diciamo che prima era il murales, no? Il murales poi è diventato opera d'arte, no? A Londra Banksy, questo famosissimo artista di strada del quale poi hanno fatto un film, sembra sia diventata la moda adesso, cioè riqualifichiamo le città attraverso, no, queste opere di arte urbana. La mia domanda è, basta? Cioè, può solo una facciata ridipinta con un'immagine carina o simpatica aumentare la qualità della vita, soprattutto in alcune periferie che sono carenti soprattutto di servizi e di luoghi di aggregazione? Giriamo la domanda a Giovanni. No, anche a Ravenna c'è addirittura infatti, a Ravenna noi abbiamo avuto appunto il... che oltretutto chiosa con un fenomeno geologico, sì, ravennate, problemi notevoli rispetto alle architetture della città, nel senso che la città sprofonda, quindi non ha che faccio problemi idraulici. Io personalmente non ho, devo dire, a priori un'ostilità verso questa commistione tra quella che è la street art, per esempio, in opere di riqualificazione urbana. Così come la street art, credo che, e così come l'arredo urbano, che hai detto tu prima esattamente quello che pensavo io durante la serata, sapendo che poi il dibattito sarebbe stato sull'arredo urbano. Quando questo si traduce nella semplice scelta da catalogo, no, dell'arredo urbano, di elementi preimpostati, svilisce tutto quello che è il processo di arredo urbano. In questa serata ho visto, secondo me, l'elemento più bello di arredo urbano che abbiamo visto è stato il suo muro che ha fatto vedere di Treviso in Sassi, che è quell'elemento che ha quell'approccio umano molto forte e che lo riporta alla dimensione vera del rapporto tra quelli che sono gli oggetti della città e le persone che la vivono. E così anche, quindi, intorno alla street art, se rimane un elemento semplice e puro di esibizione di un elemento singolo senza essere inquadrato all'interno di un progetto più ampio, si perde quello che può essere invece il valore aggiunto quando questo viene inserito all'interno di una progettazione. Io sono progettista prima di tutto, e anche l'arredo urbano per me non è una panchina o un lampione, ma è quell'elemento valore aggiunto in un progetto unitario molto più ampio. E quindi questo per tutte le cose, che sia una street art, un'opera d'arte in una rotonda o la scelta di un oggetto panchina, lampione, che è il classico oggetto verso il quale si pensa quando si pensa all'arredo urbano. Ecco. Magari ci ritorniamo dopo. Volentieri. Un minuto, perché c'è la questione di evitare, quando si parla di Ravenna, qualcuno sta pensando che l'arredo urbano fondamentale a Ravenna sia quello di fare delle cose a mosaico, perché la Ravenna è la città del mosaico storicamente, anche se non si capisce bene come collocarsi questa questione di evitare, si diceva prima. In effetti tu prima hai fatto vedere dei fiumi, Treviso, non so di cosa si parla, di Estremadura. No, il piano. Il fatto 18 di fiumi, sì. Ma tu, quindi c'è la questione identitaria legata, diciamo, alla questione più tellurica, alla profonda del territorio. Cioè sono elementi che si trovano in quella zona lì. Sì. Il modernismo, c'è della cosa. A Faenza, in alcune di queste rotonde, si è recuperato il lavoro di artisti locali, Marco Sartelli, Martelli, che magari non sono elementi materiali, però sono identità di un lavoro di un artista locale. Che dire, quale delle due? Sì. Il tema un po' mi coglie impreparato. No, posso dire un po' due questioni, così improvvisando un po'. E beh, certo. No, la prima è che da un lato, per quanto riguarda l'approccio della disciplina dell'arte, no, c'è questo tentativo abbastanza esplicito dell'arte, insomma, contemporanea, di uscire dai luoghi
a cui fino a qualche anno fa erano destinate, no? Cioè, soprattutto poi negli scenari più dinamici, no? Parliamo di grandi metropoli, Londra, ma poi anche negli Stati Uniti succede che l'arte più dinamica, quella che realmente riesce a reinventarsi più velocemente e anche a creare un territorio di discussione aperto con la popolazione, è la street art, no? Cioè, quindi è come una necessità di uscita che ha l'arte in qualche modo dalle sue istituzioni convenzionali. Questo è interessante perché necessariamente uscendo dal museo o dalla galleria, dalla collezione, si mette in una posizione diversa rispetto a chi la osserva, no? Non è più l'ambiente che ti dà un punto di osservazione, ma è mette in gioco un'altra prospettiva più paritaria rispetto all'osservatore. Questo è interessante, diciamo, però inquadra la disciplina più dell'arte. Ecco, poi su come questo discorso si sovrapponga alla città o alla riattivazione, rivitalizzazione urbana, ci sono secondo me dei casi più o meno felici, no? Per esempio il tema della rotonda con oggetto d'arte mi ha sempre creato delle perplessità, no? Perché come sfruttare, cioè, l'ho sempre vista con molta tristezza, no? L'entrare nella città e vedere, forse è una questione, un pregiudizio mio, ma credo che da artista non mi piace. No, da Treviso c'è, ovviamente c'è. Sì, c'è una serie di artisti in cui devo dire che c'è meno. Ho notato che questa cosa c'è molto in questa regione, cioè l'idea della rotonda artistica, sì. Da Treviso c'è. No, ma no, questo non è per distruggere questa possibilità, perché è molto interessante in realtà poi quando si crea. Perché c'è una questione che riguarda quel discorso sul muro, no? Che l'architettura e la forma di costruire la città storica, se vogliamo dividere, no? Riusciva a manifestare l'empatia con chi abitava la città, perché chi osservava un muro, no? Aveva anche chi lo osservava con superficialità, no? Però manifestava quel muro, lo sforzo umano che c'era dietro la costruzione dello spazio della città, no? Nel senso, c'era la lettura, c'era una textura, c'era un peso di materiali, c'era un tempo nella costruzione delle città che poi rimaneva visibile nella lettura dei muri, dei luoghi, no? Delle strade, la stessa pavimentazione, no? La città moderna ha perso questo, ovviamente. È una città che viene fatta ovviamente più velocemente, in cui le tracce delle logiche costruttive, anche del discorso, dello sforzo costruttivo, viene cancellato da uno strato poi di rivestimento o dalla tecnologia che poi appiattisce, per cui è molto difficile leggere le sovrapposizioni, leggere anche quello che è un carico poetico che può avere un muro molto semplice, no? Che però implicitamente racconta di una tecnica che è del luogo, di un materiale che procede da un luogo, no? Tutto questo si è perso nella città moderna, quindi l'arte o la street art, insomma quelle situazioni, per esempio i murales, tutto quel mondo, ha un vantaggio, in qualche modo un pregio, che riporta un'attenzione al manufatto architettonico indipendentemente dal livello sociale o culturale di chi lo osserva. Cioè l'oggetto d'arte invade l'oggetto architettonico e quindi diventa interessante anche per l'uomo della strada, no? Solitamente non lo è, quindi sicuramente c'è un ruolo, uno spazio possibile di intervento, che però io credo più interessante sotto questa prospettiva, cioè la possibilità di un'interazione tra il gesto artistico e l'oggetto architettonico come oggetto osservato. Cioè uno che attraversa una periferia non osserva gli oggetti, non osserva gli edifici della periferia, perché non sono più attrattivi, mentre credo che una persona che attraversava, suppongo, forse è una questione solo di suggestione romantica, ma immagino che chi attraversava una città in altre epoche fosse abituato a osservare con altro occhio gli oggetti che lo circondavano, quindi in questo discorso l'arte
diventa interessante nel momento in cui restituisce uno sguardo specifico, uno sguardo attento. E nella rotonda è un discorso diverso, perché la rotonda è come rimettere in un piedistallo, cioè qualcosa, e forse un po' anche, a mio avviso, non so, togliendo un carico anche poetico all'oggetto d'arte, perché è un luogo confinato attorno al quale io circolo spesso nervosamente guardando altre cose, no? Per cui interessante, perché è quello, cioè il rapporto tra, come dire, il senso dell'arte e la collocazione. Però io volevo ricordare, adesso vorrei dare la parola a Filippo, il tema su quello che è, come dire, all'origine del termine arredo urbano, che ha a che fare con il design. E il design sappiamo tutti che è, come dire, senza entrare nel merito, è in realtà qualcosa che ha una funzione, però ha una certa cura estetica. Insomma, chi fa design sa che ha a che fare con degli oggetti, però sono oggetti anche piacevoli da toccare, da vedere, cioè, come dire, hanno dei colori. Insomma, come dire, l'arredo urbano spesso si sposta su questo, quindi non volevo come dire, che ci si appuntasse troppo sull'arte, cioè sulla superficie, no? Quindi è questo il concetto, cioè ha senso che pezzi di città fondamentali che vengono utilizzati dai cittadini, che sono poi aree pubbliche, no? Che sono le Pachine, i Vespasiani, abbiamo un caso della Lella che ha fatto un po' di discutere, che sono i Lampioni, che sono le pensiline, che sono tutta una serie di cose che utilizziamo tutti, insomma. Certe volte una certa idea di posticcio, non so, qualcosa che non è organico a tutto il resto, no? E mi stavo chiedendo appunto se oggi ha ancora senso parlare di arredo urbano nel senso di design, che però a sua volta non è coordinato con tutto il resto. Beh, sicuramente cioè l'oggetto in sé, in quanto design, non può costruire un luogo. Uno spazio, un luogo lo costruiscono le persone. Cioè io posso mettere la panchina di Philip Stark più bella del mondo, ma se in quel luogo non c'è aggregazione e non ci sono persone, la panchina rimane vuota. Cioè io credo che non sia un problema di qualità dell'oggetto, ma qualità dello spazio. Cioè sono venuti a mancare dei principi di aggregazione che, come diceva Alessandro, semmai facevano parte della città 100, 200, 300, 500 anni fa. Esatto. Lì la fontanella è ben datata, sicuramente non è un oggetto di design, però funge totalmente alla funzione di aggregazione. E quindi credo che l'attenzione vada dedicata non all'oggetto in sé, ma alla complessità degli oggetti che formano lo spazio, no? Parlando sia di centro storico, ma anche di periferie. Ma faccio una domanda a Giovanni, poi ci siamo, chiudiamo, che poi devo fare un annuncio. Ma se tu sei uno studio importante di progettazione, se vinceste un concorso di arredo urbano, come dire, per la tua città, per esempio, cioè, vuol dire che ha a che fare con una vita, no? C'è una serie di vie del centro storico, dobbiamo rifare tutto. Cioè, secondo te ha un senso che venga fatto un concorso di questo genere? Quale sarebbe l'approccio a questo punto? Beh, in parte per una cosa che non era proprio un arredo. Innanzitutto bisogna definire che cos'è arredo urbano, prima cosa che mi viene da dire, perché non so quale sia il limite. Sì, tu stai chiudendo il dato. No, la questione è questa: che cos'è l'arredo urbano è la prima domanda, nel senso, una panchina o un lampione lo sono, e questo forse siamo d'accordo a tutti. Dov'è il limite? Cioè, anni fa a Ravenna è stato fatto un concorso appunto in centro per unificare tutti i dehors dei locali. Quello è arredo urbano o non è arredo urbano? È già nel limite, no? Nel senso, è architettura già come edificio oppure rientra ancora dentro l'arredo urbano? Quindi, per rispondere alla tua domanda, nel centro storico è totalmente diversa la questione, sia che si parli del centro storico, secondo me, o delle periferie. Vedo nelle periferie, per esempio, un'utilità dell'arredo urbano utilizzato dalle amministrazioni, per esempio, per rivitalizzare luoghi, nel senso di utilizzare le dinamiche
sono molto diverse rispetto ad anni fa, dove c'erano più soldi, più possibilità, no? E quindi in piccole realtà, soprattutto come per esempio Ravenna, di cui stiamo parlando, o credo anche Faenza, Forlì, Treviso probabilmente, le amministrazioni, sempre all'interno di una visione però unitaria, che è fondamentale, attraverso l'arredo urbano possono incentivare la partenza di alcuni tipi di riqualificazioni di aree. Questo utilizzando l'arredo urbano come all'interno di un progetto per, quello che diceva Filippo, portare le persone nei luoghi. E mi ricollego a vecchie conferenze che avevo sentito di Meme, le tre ragazze di Ravenna che lavorano molto in Darsena, e che una cosa bellissima che secondo me avevano detto era che oggi la riqualificazione si fa spesso prima portando le persone e poi dopo facendo il progetto, no? di un luogo. E quindi l'arredo urbano credo che nelle periferie possa essere molto utile in quest'ottica. Nei centri storici vedo più invece un'attività di coordinamento di un'immagine di una città. E mi vengono in mente esempi del nord Europa, dove per esempio, non so, anche a Copenaghen in aree urbane ben definite il semplice porta bici o i bidoni dell'immondizia sono tutti di uno stesso tipo e diventano elemento identificativo di un luogo già urbanizzato e funzionale. Funzionalità è anche un'altra parola molto complicata, perché non deve ridursi alla funzionalità, perché poi questo porta ai Vespasiani. Sì, no, funzionalità in quello certo. No, no, funzionalità in quello certo. Intendo quando il progetto si traduce solo in un servizio, funzionalità in quanto servizio, no? Nel senso, si perde di vista poi dopo tutti gli altri ambiti dell'architettura, che sono appunto quelli che fanno parte di un progetto, che sono ben oltre il servizio solo. E quindi... Grazie. C'è un bel servizio qui. Alla prima dicevo le questioni identitarie. Qualcuno sta usando le rotonde appunto anche in termini di, come dire, prima dicevi vernacolare o comunque legato al territorio, legato... C'è, ecco, gli artisti, c'è... E c'è per esempio a Gatteo, bellissimo, c'è una cosa con il liscio, no? Cioè, oppure se vedete c'è una pallina golf a Forlì. Insomma, comunque c'è un'analisi fatta da Serena Simoni su questa rivista che vi invito a leggere, molto interessante, che non è molto tenera su questo discorso dell'arredo urbano nelle rotonde come abbellimento. Detto ciò, vi ringrazio molto. Se mi date veramente un minuto di orologio, vi volevo dire che questa è l'ultima conferenza, ma è praticamente un arrivederci al prossimo anno. E per il semplice fatto che noi abbiamo intenzione di allargarci fondamentalmente. No, adesso territorialmente in queste ultime due serie siamo andati fra Ravenna, Forlì, Cesena, un po' in collina, Acerbia. Ci piacerebbe continuare ad utilizzare dei bei luoghi, diciamo, storici o comunque moderni, insomma, degli showroom piuttosto che un museo, piuttosto che un vecchio edificio storico. Quello non lo cambieremo. Noi abbiamo, con i 56 confronti che abbiamo fatto, siamo arrivati praticamente ad esaurire completamente, come dire, il confronto fra senior e emergenti, o comunque comunque coloro che potevano raccontarci qualcosa dell'architettura nel nostro territorio. Sto parlando dell'Emilia Romagna. Quindi probabilmente ci allargheremo come ospiti, nel senso che prossimamente abbiamo intenzione anche di lavorare con, come è accaduto qualche volta, no? Anche in queste conferenze, però, come dire, allargarci un po'. Allora, e magari portare anche a 10 le conferenze. L'anno scorso erano, cioè, come appuntamenti, le conferenze erano sempre due ogni sera, però portarle a 10 come appuntamenti. Portare avanti questo discorso del dibattito, perché mi sembra che si vivacizzi un po', magari lo struttureremo meglio.
E vi dico qualche, stiamo allargando anche il comitato di, come dire, di creativo che suggerisca dei nomi, però ci piacerebbe portare anche qualche storico, oltre agli architetti militanti, che sono importanti, cioè i professionisti, quelli che fanno progetti, magari li vincono, magari fare i concorsi, ma allargarci un po' al design, che è importante per noi, perché spesso il limite, cioè il confine, non è mai... e portare anche qualche storico teorico. Allora, vi dico cosa abbiamo contattato, così dopo, anche perché a questo punto, dopo quello che è successo stasera, non ci fa più paura nulla. Allora, stavo in battutaccia. Comunque, a noi piacerebbe portare Cacciari che ci parlasse di metropoli. Lui ha lavorato come insegnante, come docente per molto tempo a Venezia, e lì ha portato avanti questa cosa. Magari dopo le cose di politica in televisione, se magari ci viene a raccontare qualche evoluzione del suo concetto della metropoli, non ci dispiacerebbe. Poi Francesco Dalcò, che insegna anche lui a Venezia, lo storico di architettura, la Cecla, Biraghi, insomma, ci piacerebbe vedere, vediamo, qualcuno di loro sicuramente riusciremo a portare. Poi per l'architettura e il design abbiamo contatti con Citterio, Lissoni, Tordoni, Giovannoni, Thun, Santa Chiara, De Cotti, Stam Associati, e come sapete hanno lavorato moltissimo anche recentemente alla Biennale, e poi lavorano molto sull'architettura sociale, un tema che ci interessa molto, che abbiamo sviluppato anche quest'anno. Poi ci è venuto in mente Scianche della Casa, che sono una coppia, un architetto e un critico cinematografico, che hanno fatto un bellissimo libro che si chiama La recita dell'architetto, e hanno recensito oltre 1500 film in cui al cinema compare un architetto, compaiono delle architetture. È un libro interessante, ci sembrava che ogni tanto fare queste cose collaterali potrebbe essere interessante, anche sempre ai fini di allargare il tema della divulgazione e del confronto su questo affascinante e straordinario mondo che è quello appunto dell'abitare, dell'architettura, dell'urbanistica.